Una festa di tutti, turisti e residenti, giovani, anziani e famiglie, che non tradisce mai le aspettative. La Fiera di San Rocchino, patrono del Cinquale, è andata in scena con successo, favorita quest'anno anche dal calendario. Un sabato prefestivo che ha portato da mattina a sera migliaia di persone a visitare la tradizionale fiera. 114 banchi degli ambulanti aperti dal mattino fino a mezzanotte, dai generi alimentari alle creazioni artigianali fino alle specialità toscane. È stato al tramonto, soprattutto, che le vie del paese si sono riempite di visitatori, a beneficio non solo degli espositori ma anche di tutto il tessuto commerciale della località balneare che sorge alla foce del fiume Versilia. La bella serata estiva, appena in tempo prima dei forti temporali domenicali, ha salvato il rito della cena in spiaggia fra amici o in famiglia, una tradizione che si rinnova ogni anno in attesa del suggestivo spettacolo pirotecnico curato dalla magia di luci, promosso dal comune di Montignoso con il sostegno economico di alcuni stabilimenti balneari e aziende locali. Per gli amanti dei fuochi d'artificio, imperdibili due grandi classici di fine estate, quelli di Marina di Massa, cancellati per maltempo e rinviati a martedì 20 agosto, sempre alle 22.30 al Pontile, e soprattutto i fuochi di Sant'Ermete a Forte dei Marmi, il 28 agosto, appuntamento iconico che chiude da sempre l'alta stagione dell'estate versiliese.